La scuola deve tornare al centro di un dibattito politico serio. La scuola è la cosa più importante che abbiamo nella nostra società. La scuola italiana sta subendo da anni una serie di riforme che vengono calate dall'alto e soprattutto sono pensate da chi nella scuola forse non è nemmeno entrato, che non ne conosce le problematiche. Io avevo un insegnante che diceva sempre: noi siamo qui per lavorare, non siamo qui per divertirci. E quando lo diceva io mi chiedevo sempre: ma perché no? E tutti i cambiamenti della nostra società partono dalla scuola. La scuola deve essere il centro delle nostre attenzioni. Il cittadino ora, in questo evento, ha l'occasione di dire la sua. Noi con gli Stati Generali vorremmo ridare la parola a chi nella scuola lavora, a chi alla scuola dedica la propria vita. L'intento degli Stati Generali è quello di coinvolgere tutti gli ambiti del settore dell'istruzione, dalla scuola all'università. A una scuola di qualità oggi corrisponde una società di qualità domani. Questo deve essere il principio ispiratore di tutte le riforme della scuola. Dopo Torino e Verona, gli Stati Generali della scuola si terranno a Latina il 22 e il 23 novembre e il 24 novembre a Roma. Non sarà una conferenza sulla scuola, ma verranno aperti ben 12 tavoli tematici, ovviamente sui temi caldi della scuola, quindi la formazione, la valutazione scolastica, l'integrazione, personale ATA, le scuole paritarie. Arriviamo anche all'università. Occorrerebbero delle persone, parliamo del governo, parliamo del ministro della pubblica istruzione, che respirino l'aria della scuola. Ci ritroviamo tutti quanti, invitiamo tutti quanti a partecipare agli Stati Generali della scuola. Parlamentari del Movimento 5 Stelle che saranno ovviamente già presenti durante il convegno ai nostri tavoli, ma che poi raccoglieranno i documenti di sintesi nella giornata conclusiva del 24. Siamo orgogliosi di aver potuto organizzare questa manifestazione, speriamo che ci sia veramente una grande partecipazione. La scuola deve essere un luogo in cui i ragazzi si ritrovano, si riconoscono e si cercano e si conoscono e si imparano a conoscere, cercano di capire cosa vogliono, cosa vorranno domani, cosa vorranno fare domani. E invece questa scuola sta costruendo degli automi, delle persone che stanno lì a cui dici sempre quello che devono fare. Questa scuola così non va bene, dobbiamo venire e confrontarci per una scuola migliore. Ecco, incontriamoci e confrontiamoci.